Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, come vedete dal titolo che c'è qui sotto, sono riuscita a recuperare anche il Bisco Crema della Pandistelle dopo appunto aver assaggiato i Nutella Biscuits. Sono abbastanza in trend in questo periodo, per cui ho deciso di, tra virgolette, sfruttarlo. Vi faccio vedere in velocità la confezione, non è granché, devo essere sincera. Appunto, come al solito, vi faccio vedere sia gli ingredienti che i valori nutrizionali in modo tale da farvi un'idea se nel caso aveste ancora il dubbio se comprarli o meno. Andiamo ad assaggiare, ad aprire prima. Prima confezione aperta, all'interno c'è un pochino di cartone e i biscotti sono confezionati a due all'interno di queste monoporzioni, sostanzialmente con la plastica. Se dovesse essere solo per il packaging, devo dire che vincerebbero a mani basse i Nutella Biscuits perché appunto c'è molta meno plastica all'interno della confezione. Ok, questi qui ve li faccio vedere un pochino più da vicino. Sono per l'appunto i biscotti come si presentano, molto cioccolatosi, e direi di andare ad assaggiare. Devo ammettere che sono buoni. Peraltro io sono una che non ha neanche mai assaggiato la crema pandistelle, per cui ero proprio vergine da questo punto di vista. E devo anche ammettere che secondo me, come gusto perlomeno, li preferisco ai Nutella Biscuits. I Nutella Biscuits in realtà non mi hanno stupito particolarmente, se andate a vedere il video saprete anche il motivo. Questi qui in realtà hanno loro perché sono anche forse più cioccolatosi, che è un gusto che mi piace un pochino di più. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Qui sotto potete lasciarmi un commento anche per farmi sapere cosa ne pensate voi di questi biscotti e anche il confronto se li avete assaggiati insieme ai Nutella Biscuits. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure in giro. Come vi ricordo che questo qui è un canale legato ai viaggi principalmente, poi ci sono anche questi video appunto in cui faccio altro. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life!